Allora, adesso siamo online, tutti quanti, anche su YouTube. E allora, siamo qui, siamo al, alla seconda lezione del corso di fotografia, che è ospitato da Museum Island, eh, organizzato da Lady Knight e John. E, eh, per, que per quelli che non c'erano al corso di fotografia di venerdì scorso, dico soltanto due... Parole Perché poi alla fine eh, abbiamo fatto, ci siamo scambiati più che altro opinioni, ma non abbiamo detto ancora nulla di tecnico. Eh, Dal punto di vista della, diciamo, del viewer che utilizziamo, cioè Firestorm Viewer, per fare delle belle foto, soprattutto se siamo in una situazione di difficoltà, come qualcuno mi ha, mi ha detto, diciamo, nella, nella grafica, eh, per fare delle belle foto è, eh, non è necessario sparare la grafica a mille quindi mettere una grafica ultra così magari senza senso senza pensare ai settaggi è possibile anche mettere una grafica eh, addirittura bassa o media poi andando però a modificare dei singoli settaggi questo è quello che abbiamo visto ehm, nella note card che avevo messo l'altra volta nel, nel cubo che a questo punto potrei anche rimettere qui in modo tale che si può mh, si può tranquillamente insomma riprendere per chi non c'era nella lezione ecco qua, precedente, questo qua. Dentro, dentro questo cubo rosso c'è una note card che potete prendere dove ci sono alcune indicazioni tecniche, eh, come settare per esempio il viewer dalle cose più semplici, quindi, naturalmente, mettere, eh, mettere allora, quando io vado in CTRL P, se io eh, faccio questa combinazione di tasti, CTRL P. Di Palermo, contro il P, io apro i settaggi, diciamo, del viewer. No? Allora, a noi il settaggio principale che interessa è nella tabella grafica. Nella tabella grafica non è necessario mettere una grafica ultra che comunque ci porterebbe a laggare ovviamente chi ha la possibilità di farlo perché ha un computer che lo regge lo metta tranquillamente a ultra però chiaramente bisogna tenere conto del fatto che eh, ci sono persone che non riescono proprio a mantenere quel tipo di qualità grafica possiamo comunque ottenere degli ottimi risultati mettendo una grafica bassa o media quindi anche abbassando di molto diciamo, le prestazioni del PC, basta naturalmente che poi noi attiviamo eh, gli effetti grafici atmosferici, le luci e le ombre e le ombre dell'ambiente. Nel nostro caso, per la scena che stiamo facendo noi, è fondamentale che siano attive nell'ambito delle ombre dell'ambiente sole, luna e altre fonti. Okay? Perché? Perché sole, luna e altre fonti è quell'opzione che mi permette di vedere le proiezioni. Senza questo tipo di opzione, se io disattivo le ombre ambiente, non posso vedere le proiezioni, cioè posso vedere le luci e le ombre, ma non le proiezioni. Quindi qui deve essere attivo sole, luna e altre fonti. Se non sto utilizzando una scena di acqua, per esempio, è irrilevante che i riflessi dell'acqua siano portati a un livello alto, posso tranquillamente tenerli al minimo. Quindi posso adattare anche i settaggi del viewer al tipo di scena che sto inquadrando in questo momento. Noi, in questo momento, nella scena che abbiamo noi, che è quella alle mie spalle, non abbiamo l'acqua. Quindi possiamo mettere dei settaggi minimi. Okay. Per quanto riguarda la distanza vista, allora io suggerirei di andare almeno a 120 ecco, come tipo di draw distance. Um, il fattore LOD è un fattore molto molto importante, e adesso poi rispiego anche un attimo perché non solo il fattore LOD LOD aspetta che lo scrivo qua ok che sta eh, in maniera molto semplice si eh, prende dall'icona di Firestorm in basso a destra cliccando lì eh, basta andare dove c'è la voce fattore load quindi c'è distanza disegno max particelle load avatar e fattore load questo fattore normalmente poi dipende molto dalla grafica però normalmente sta a 2 eh, se Dovete, fare, dovete fotografare una scena come questa alle mie spalle, cioè una scena in cui la modella sarà nella vasca da bagno e quindi presumibilmente l'inquadratura andrà tutta proprio centrata sulla vasca da bagno, la modella e qualche oggetto attorno, allora utilizzeremo per forza di cose la combinazione di tasti CTRL 0 per avvicinarci con la cam, ok? Se utilizziamo la combinazione di tasti CTRL 0, che poi adesso andiamo a spiegare bene, e trovate comunque indicata anche nella notecard, questa combinazione di tasti come molte altre, ehm, se utilizziamo la funzione CTRL 0, cosa succede? Che se il fattore load è basso, alcuni oggetti spariranno. A me è capitato, non usando Filestorm, ma usando Black Dragon proprio qualche giorno fa, in cui dovevo fare una foto, mi ero dimenticata del fattore LOD e a un certo punto, mentre avevo preparato la scena tutto per bene, eccetera, dopo un bel po' di tempo, mi sono ritrovata a fare CTRL 0 e la scritta dietro di me, che era un oggetto MESH, evidentemente che aveva bisogno insomma, di un fattore LOD di, certo, di un certo valore era completamente sparita. Quindi eh, ricordiamoci che il, la combinazione dei tasti CTRL 0, che è preziosissima per fare lo zoom su particolari come appunto può essere un avatar oppure per esempio sui ritratti, eccetera, eh, se a un certo punto eh, sparisce qualche oggetto dietro la nostra scena, si può recuperare semplicemente andando a aumentare il fattore load e portandola a 4. Ok, quindi questo è um, una prima cosa da ricordare. Adesso io vorrei la nostra modella, Lady Knight, <ride> pronta all'azione e la mettiamo sulla scena in modo tale che um, noi faremo naturalmente una foto con lei della vasca da bagno. Lei dice scegli pure la posa che, che preferisci tu. Della, ce ne sono diverse, vedi tu quale, quale preferisci. E poi diciamo alcune cose. Allora, vedete eh, per esempio la posa che ha scelto lei in questo momento. Vedete il braccio come è posizionato. Il braccio è molto più in alto rispetto alla vasca da bagno. E a mio avviso quella mano messa lì in quel modo non era molto realistica. Poi dopo nella seconda posa che ha messo c'era il piede che era un po' troppo in alto. E, e quindi vedete, questo è il punto. cioè Ogni volta che c'è una, diciamo, una scena, questa poi non ne parliamo proprio, ogni volta che c'è una scena c'è un qualcosa da aggiustare. Perché è difficilissimo che ehm, si trova una scena con delle animazioni e delle pose che sono perfette. Il, il problema qual è che, mentre in Black Dragon c'è il poser che quindi mi permette di aggiustare bene o male qualsiasi cosa, in Firestorm non c'è una cosa analoga. Quindi dobbiamo utilizzare un UD che ci permette in qualche modo di effettuare qualche piccola modifica. Perché. I casi sono due, se io non, non voglio modificare la posa, devo cercare di adattarmi con la posa che c'è, diciamo, dentro la, la vasca, per esempio, quindi un po' alza, abbassa, regola, fino a che non trovo una posa decente, però, per esempio, posso regolare l'altezza, la rotazione, eccetera, però il braccio, per esempio, se io lo voglio abbassare, il braccio di Ready Knight, non lo posso fare perché chiaramente per farlo l'unico modo è quello di avere un ud che mi permette di controllare la sua armatura e di andare ad abbassare il braccio questa cosa la fanno alcuni ud che sono Animare e Nipose, che hanno appunto queste funzionalità. Eh, purtroppo, ahimè, come dicevo la volta scorsa, eh, io l'ho pagato poco questo UD, non ho capito come mai, è, si è alzato di prezzo in una maniera incredibile, Animare parlo, perché Nipose era già caro prima. Eh, eh. Sì, sì. Sì, poi tra l'altro devo dire la verità: eh, non solo non funziona con tutte le pose, ma eh, anche, quelle, anche con le pose con cui funziona, non sempre è proprio cioè, precisissimo. A volte ci devi stare lì e impazzire. Tutt'altro discorso è il poser che proprio permette di andare, c'è cioè quello che è in Black Dragon che permette proprio di andare a regolare qualsiasi cosa con precisione, anche le dita. Però eh, purtroppo ehm, dobbiamo, dobbiamo in qualche modo trovare un compromesso. Ecco. Il problema è che io poi durante questa settimana, visto che animare eh, l'abbiamo cercato e costava tanto, perché ormai è salito di prezzo e costava tanto, io ne ho cercato uno che potesse essere, un'alternativa perché poi il costo di questi ud come animare ogni pose è legato al fatto che loro adesso non hanno soltanto la funzione di andare a regolare la posa ma hanno anche la funzione di creare delle vere e proprie pose che poi si dove si esporta il file proprio di animazione bvh o un altro formato a seconda di, di come lo esporta non lo so però la sua funzione è quella di sostanzialmente salvare l'animazione in modo tale da poterla anche vendere quindi ecco perché hanno un costo così alto sia Animare che Any Pose. Quando l'ho acquistato io, eh, Animare, ma stiamo parlando di ormai tanti anni fa, eh, aveva una versione che non era per quelli che facevano pose e poi le vendevano, aveva una versione semplice per fotografi che dicevano no ma io voglio solo spostare un braccio, muovere una mano, eccetera, per adattare la posa e costava poco. Mi pare 150 Linde, una cosa del genere. Questa versione, purtroppo, adesso che io sappia, l'hanno tolta dal marketplace e quindi hanno lasciato questa. Ecco, eh. ecco, hanno lasciato versioni. Dimmi. Lumi Pro, allora parlando delle luci, adesso facciamo un piccolo ragionamento sulle luci. Eh, Lumi Pro non è assolutamente un prodotto indispensabile per fare la fotografia Lumipro o qualsiasi altro tipo di UD che, che possa esserci di simile a questo, a questo ragionamento, perché le luci le facciamo noi, non c'è nessun motivo di prendere un UD per fare le luci. L'unico motivo valido, ma questo riguarda forse più che altro i blogger, che potrebbe essere quello di andare a, ad avere un prodotto come Lumipro che premesso a me piace molto, eh, io lo uso, a me piace molto, però non è indispensabile assolutamente, eh, è quello di fare delle foto eh, in, in regioni dove non, è, non si ha la possibilità di rezzare. Perché se io vado per esempio in una regione che mi piace e voglio scattare una foto lì e voglio impostare le luci, io non posso rezzare un prim che, per trasformarlo in un punto luce o in un proiettore. Quindi o mi arrangio con le impostazioni di luce che posso naturalmente andare a personalizzare, cioè i cosiddetti wheel light che adesso si chiamano EPI, ma la sostanza non cambia, è sempre quella. Eh, o vado a regolare appunto le luci in quel modo e mi accontento di quello ma altrimenti non ho la possibilità di rezzare un oggetto che mi permetta appunto di eh, fare un proiettore o di fare un punto luce okay? quindi l'unica funzione che ha Lumipro è quella di permetterti di fare esattamente queste cose ma anche in una location dove non puoi rezzare questa è la funzione di LumiPro. Poi naturalmente ha anche il vantaggio... Che Sì, allora, se tu, esatto, se tu hai, diciamo, una scena come questa, no, dove tu hai la possibilità di rezzare e quindi di creare le tue luci, non c'è nessun problema. Se invece hai per te è fondamentale invece scattare delle fotografie in un posto, dove in posti vari dove non puoi chiedere a tutti il diritto di rezzare, e allora lì sì, Lumi sicuramente è molto interessante come tipo di prodotto, che però adesso costa una cifra, ho visto l'altro giorno, mi pare 7000 Linden, cioè sono No, una cioè, tra l'altro l'ha anche aumentato anche lì, l'ha aumentato di prezzo, perché costava, quando l'ho preso io, costava mi pare 5.000, adesso l'ha portato a 7.000, sono cifre. Sì, sì. No, allora diciamo che in realtà una volta che eh, si è capito il meccanismo delle proiezioni delle luci anche LumiPro diventa più semplice perché alla fine LumiPro al di là del, di quello che sembra, cioè della console che uno la vede e dice ma che è sta cosa, alla fine sostanzialmente sono sempre quelle tre cose, cioè sono la, la possibilità di rezzare un proiettore, la possibilità di rezzare dei punti luce attorno all'avatar per avere delle luci interessanti e la possibilità nel caso di LumiPro anche di... Eh, Caricare all'interno di LumiPro delle animazioni personalizzate in modo tale che se io ho sempre eh, delle animazioni che voglio portarmi dietro e utilizzare ovunque, io li lo posso fare. Quello è il vantaggio di LumiPro, questi sono i vantaggi, ma se io ho la possibilità di fare delle foto nella mia in una sim, in una location dove ho la possibilità di rezzare, oppure me ne vado molto semplicemente in una sandbox e mi creo la mia scena, LumiPro non serve assolutamente a niente. Quindi facciamo questa premessa perché è inutile spendere soldi diciamo quando non è strettamente necessario. Ora io vi vorrei invitare a mettere adesso a cambiare le impostazioni di luce mh? e eh, a scegliere nell'ambito delle impostazioni di luce. Ah, ecco, abbiamo detto la volta scorsa. Per chi non c'era, è particolarmente importante andare a personalizzare la propria, eh, diciamo, la propria toolbar. Ok? Perché la propria toolbar è quella che vi permette di accedere molto velocemente a delle impostazioni che vi possono essere utili. Come si fa a personalizzare la toolbar? Si va in alto a sinistra dove c'è io, si clicca su eh, in fondo si scende sotto preferenze c'è bottoni toolbar. Si clicca lì, si prendono le voci che interessano e proprio si trascinano letteralmente o oh, esatto, sotto. Esatto, esatto. Quindi dove volete voi, dove vi è più comodo, insomma, io per esempio la tengo a sinistra, ma molti preferiscono tenerla in basso o addirittura in alto, insomma, come, come preferite voi? Sì, sì. Sì. Allora, sì, sì. Dove volete, destra, e puoi trascinarli, li prendi letteralmente e li trascini dove vuoi tu, in basso, a sinistra, anche in alto se vuoi, anche a destra. Anche mm. Però, di alto, so se... Però di in alto magari hai messo i, pre esatto, i preferiti, insomma non è... Quindi è più... È esatto, sì. e quindi lì bisogna personalizzare per quanto riguarda la fotografia poi mettete quello ovviamente che volete voi per quanto riguarda la fotografia io consiglio subito vabbè chiaro photo tools ok quindi photo tools aspetta che io ce l'ho già sulla barra quindi non so in bottoni toolbar dov'è sì sì ma è comunque anche io ce l'ho in italiano ma photo tools e photo tools cioè, si chiama proprio così. Ok. Quindi abbiamo Photo Tools, poi c'è Photo Tools Camera. Ok. Quindi va trascinato, poi vi dico, poi scatta la fotografia. Aspetta come si chiama questa. Foto su disco. Uh, photo Tools Camera. Adesso mi stava. Sì. Photo Tools, esatto, Camera. Ok. Poi, per quanto riguarda. allora, aspetta che riprendo: foto su disco, quindi scatta una foto e la salva sul disco. Ok, perfetto. Ehm, basta. Allora, direi che. Beh, vabbè, il resto sono scelte mie, ma del tutto discutibili. Per quanto. Rig... certo. Allora, fari sono praticamente, eh, sono praticamente delle luci, chiamiamole così, anche se non, non sembrano tanto delle luci, che si eh, vanno a visualizzare nel momento in cui si fa, mi sembra, un zoom su di un oggetto, cioè tu fai uno zoom su un oggetto e poi tu vedi... No, non serve fine, no, anche se si chiama fari, che uno pensa che sia attinente alle luci, no, 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 assolutamente in realtà non serve fine della fotografia. Allora, ai fini della fotografia ci servono sicuramente queste tre cose. Poi vi invito a cambiare le impostazioni di luce perché ci servono per una spiegazione che dobbiamo fare adesso. Allora, nell'ambito del cielo vi chiedo per favore di mettere, eh, quindi noi andiamo in Photo Tools, ok? Quindi abbiamo il nostro Photo Tools che abbiamo salvato dalla, dalla barra Toolbar. Apriamo il nostro Photo Tools. Vediamo che ci sono diverse voci. In alto c'è cielo probabilmente avete una voce simile a predefinito regione, una cosa del genere clicchiamo sulla freccina, insomma, sulla linguetta che ci permette di andare a scegliere eh, una voce e andiamo scorrendo, 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 scorrendo giù, mi sembra che è molto giù nelle voci Photo Tools bisogna scegliere No Light Photo Tools, No Light e togliamo tutte le luci dell'ambiente quando ci siete me lo dite. No light. Sen nessuna luce in inglese, no? No light. Ok. Quindi tutti quanti con Photo Tools no light. Ok. Adesso, eh, se vedete, adesso guardate la scena con questa impostazione di luce, facciamo una bella inquadratura di qua. È, not è notte, come la vedete Lady Night? Ok, quindi pur essendo notte, la scena la vediamo bene. Ok, diciamo abbastanza bene, non è proprio luminosissima, però ci sono delle luci, si vede un'ombra anche di Lady Knight, perché si vede la sua ombra riflessa sul muro dietro, giusto? Ok, at hai attivato luci e ombre, ritorna in preferenze, CTRL-P, devi attivare ombre ambiente e ombre sole, luna e altre fonti, quello è fondamentale, dimmi. Sole, luna e altre fonti, quello, quella voce lì deve essere... No, no, non è vero, tu puoi abbassare, no, tu puoi abbassare la grafica ma mettere quella voce attiva. Tu abbassa la grafica, poi attivi manualmente le spunte. Ok. Esatto, devi spuntarle. Perfetto. Ok, se vedete, voi dovreste vedere in teoria eh, l'ombra di Lady Knight dietro proiettata sulla parete, ma anche le ombre degli oggetti, giusto?

Allora, questo è eh, proprio fondamentale, mi raccomando, ricordarsi questa cosa, perché cambia completamente la fotografia, veramente cambia completamente la fotografia, questo modo di lavorare. Allora, qualsiasi fotografia eh, bella è una fotografia che è curata nella scena, prima cosa, quindi la cura dell'avatar. È inutile dirlo, è chiaro che se l'avatar è curato, è dettagliato, è ben sistemato, eccetera, con delle ottime skin, con, delle, con un ottimo corpo, una ottima mesh, eccetera, nella foto si vede. Questo è inutile eh, girarci attorno e così. La scena, se quanto più la scena è dettagliata e curata, eh, quanto più naturalmente è probabile che la fotografia venga bene. Allora, io sono della... Ci cioè sono varie mh, correnti di pensiero. Questa è una mia opinione completamente discutibile. Eh, io non ritengo che per fare una bella fotografia ci voglia un grande edit fotografico. A me eh, personalmente le fotografie molto editate non piacciono, nel senso che eh, mi fanno perdere il senso di Second Life. In alcuni casi io non capisco se sto vedendo una foto scattata in Second Life o un'altra cosa. Tanto addirittura abbiamo editato, editato la scena. Io parlo di fotografie che vedo ovviamente in giro, così su Flickr, eccetera. Una foto scattata in Second Life. Uh, bene, quindi rispettando diciamo le regole della fotografia, può essere una foto che è cento volte meglio di una fotografia editata anche da una persona esperta. Quindi, non, uh, secondo me, non bisogna stressarsi con l'idea del uh, chissà che quale edit devo fare all'interno di Photoshop. No, non c'è assolutamente. Ecco, non c'è assolutamente proprio da preoccuparsi riguardo a questa cosa. Conosciamo bene il viewer che abbiamo invece e eh, utilizziamolo al meglio delle sue capacità. Basta, non c'è altro da, da dire. Si può essere anche addirittura dei blogger bravissimi facendo soltanto uso di Photoshop, eh, scusate, di Firestorm senza fare uso di Photoshop e, e magari anzi, essere anche più apprezzati, perché eh, è bello, no? Il, des, il designer apprezza che il suo vestito venga visto così come è, è stato creato senza troppe distorsioni. Quindi anche perché un designer e lo dico da designer eh, se il suo vestito è stato troppo ritoccato eccetera è facile che poi un cliente venga a dire sì ho capito ma eh, io veramente l'ho comprato perché aveva quell'aspetto nella fotografia ma poi l'ho indossato a tutt'altro aspetto perché poi molti non provano neanche le demo cioè guardano la foto e comprano l'oggetto quindi diciamo che è fondamentale che la fotografia rispecchi la realtà secondo me, i colori, ma poi la, la realtà insomma che vediamo. Poi possiamo, tutto, tutto è migliorabile, anche proprio all'interno del viewer, adesso lo andiamo a vedere è tutto migliorabile. Allora, quindi la prima cosa dicevo è costruire la scena, quanto più una scena è dettagliata, quanto più è altamente probabile che eh, la fotografia sia bella e venga bene. Eh, come dicevo, quindi un avatar curato, anche quello è fondamentale. Quanto più alta è la qualità delle skin, della shape, del, degli oggetti mesh che indossiamo, quanto ovviamente migliore sarà la fotografia. Ok. Allora. Per quanto riguarda le luci, io mh, parlo paradossalmente adesso prima delle luci, prima ancora che parlare della camera, perché eh, le luci, diciamo, vengono in questo momento, dal punto di vista più che altro cronologico, vengono prima della camera, quindi io quando ho preparato la mia scena, ho preparato la posa del mio avatar, a questo punto io devo andare poi a, eh, almeno, quantomeno settare le luci. Lo facciamo tutti quanti assieme. Adesso io, se tutti fate parte del gruppo, avete la possibilità di rezzare. Penso di sì, perché mh, credo che il gruppo lo abbiate tutti. Se non lo avete, chiedete a John direttamente che ve lo, che ve lo passa ok Perché è molto importante che reziate, perché nel momento in cui reziate facciamo le cose insieme e allora eh, le cose si, si imparano, se no restano parole al vento e non servono a molto. Allora, esistono due tipi di luce all'interno di Second Life che sono fondamentali per la, ehm, per la fotografia. La prima luce è il punto luce, la seconda luce è il proiettore. Allora, fanno esattamente quello che dicono, cioè il punto luce crea una luce, quindi se io ho un ambiente completamente oscuro, buio, il punto luce mi va a creare una luce di cui io posso regolare il colore, l'intensità e l'ampiezza. Il proiettore invece è un punto luce, diciamo, cioè è creato come punto luce, ma poi bisogna inserire una texture, che può essere anche vuota, e che... Eh, di fatto trasforma quel punto luce in un proiettore. Cosa fa il proiettore? Proietta, normalmente proietta una texture, ma anche se la texture io non la metto, proietterà la luce in modo tale da creare quello che stiamo vedendo dietro Lady Night, cioè un'ombra. Infatti, nella scena che ho creato c'è. Cioè sia un punto luce sia un proiettore, dopo ve li faccio cercare, ve li faccio trovare, ovviamente sono nascosti, sono invisibili, però ci sono ed ecco perché la scena è illuminata. Allora, per creiamo insieme, tutti quanti assieme, creiamo un punto luce, come faccio a creare un punto luce? Devo creare semplicemente un prim, quindi farò Ctrl B, Ctrl B come Bologna, B sta per build in inglese, Ctrl B e poi eh, compare tipo una bacchetta magica chiamiamola così e a terra creo il mio cubo mi raccomando facciamolo tutti e se non avete la possibilità di rezzare chiedete a Johnny il gruppo ok allora abbiamo creato il cubo fino a qui non c'è nessuna proiezione di luce, è un cubo pure semplice. Adesso dobbiamo andare a trasformarlo. Quindi che cosa faremo? Allora, andiamo, eh, clicchiamo con il tasto destro del mouse sul cubo, clicchiamo sulla, diciamo, torta che ci compare, la voce modifica. Ok? Quindi andiamo in modifica. Dentro Ok, dentro la voce no, dentro la voce modifica, andiamo in caratteristiche. Quindi passiamo dal generale oggetto e andiamo a caratteristiche. Aspetta che non ti sento. Uh. Uh, io non ho, non ho sentito purtroppo. No, ognuno di noi tirerà sull'oggetto ovviamente alla fine, ma penso questo sia scontato. Ok. Ok, allora, ehm, tasto destro sul cubo, quindi abbiamo detto, quindi andiamo in modifica, passiamo sulla tab caratteristiche, ci siamo tutti in caratteristiche? caratteristiche sarebbe riprese... Esatto, sì. esatto. Features. Ok, uh, in caratteristiche dobbiamo andare, tu quindi ce l'avrai in inglese, il punto dove c'è la voce in basso a sinistra c'è luce, mm? quindi attiviamo quel punto lì. Abbiamo acceso la luce. Ok, esatto. Ok. Abbiamo acceso la luce. Adesso che abbiamo acceso la luce, eh, potremmo dire: Sì, vabbè, però questa luce è tanto bellina, però mh, non, non va bene è troppo forte, è troppo debole. Insomma, devo andare a regolarla in base al tipo di scena che ho davanti. Allora, sotto vedete che ci sono delle voci: intensità, raggio, attenuazione, angolo di che poi a me è troncato in inglese sarebbe eh, completo, ma in italiano poi lo hanno troncato. Eh, questi parametri che ci sono sotto. Vanno a regolare la nostra luce. Diciamo che quelli che si utilizzeranno più di frequente sono l'intensità e il raggio. Potrebbe essere utile anche l'attenuazione in alcuni casi. A volte è utile proprio andare semplicemente un po' a sfumare la luce. Questo dopo lo vediamo. Ma eh, cioè, a sfumarla vuol dire rendere meno netto. Il punto, di, eh, il punto diciamo, di contrasto tra il buio e l'ombra, cioè anziché creare un punto di contrasto tra il buio e l'ombra molto netto, molto rigido, attraverso l'attenuazione io lo posso un po' sfumare. È una cosa che risulta molto evidente quando si mette una texture, cioè quando si fa una proiezione. Un po' meno evidente quando c'è soltanto la luce, ma quello poi lo vediamo in un secondo momento. Ora, per gioco, regoliamo un po' l'intensità. L'intensità allora, sopra 1 non va, quindi massimo valore 1. Possiamo scendere di intensità quindi possiamo ridurre la luce, okay? così come possiamo aumentare o diminuire il raggio della luce stessa. Sperimentate un po', eh, cliccate su queste voci, sperimentate per vedere che cosa succede al vostro punto luce nel momento in cui cambiate questi parametri. Tanti che va bene. Ok, sembra apparentemente tutto uguale, questo mi rendo conto. Se la sposti, esatto, se la sposti un po', uio oh, che dolore. Se la sposti un po' ci riesci. Sì, allora praticamente il raggio è eh, l'ampiezza praticamente della luce, considerala così. Cioè più ampio o meno ampio della luce. La luce può essere più o meno ampia e lo regoli attraverso il raggio. una cosa che può essere molto utile. Dopo aver sperimentato un pochino su questi intensità raggio, ripeto l'attenuazione, purtroppo in questo momento poi che siamo in tanti così con queste luci non si vedrebbe nulla se la modificate. Però poi lo vediamo magari dopo quando facciamo una proiezione, magari ci mettiamo una texture, lì diventa più chiaro che cosa serve l'attenuazione. Adesso clicchiamo sul bianco, cioè noi abbiamo luce, abbiamo attivato luce, abbiamo come un, un bianco, no? A fianco una luce bianca. Clicchiamo sul bianco e scegliamo un colore differente. Scegliamone uno qualunque a caso. Andiamo proprio anche dentro, proprio nella nostra tabella dei colori, e andiamo a vedere che cosa succede cambiando i vari colori. Possiamo scegliere il colore addirittura con il puntatore all'interno proprio delle varie differenze cromatiche che troviamo nella nostra tabellina, ma possiamo scegliere anche l'intensità di ciascun colore abbassando o alzando la levetta una volta che abbiamo scelto il colore che ci piace, ok? E eh certo, poi esatto, sì. Se addirittura uno vuole mettere dei valori precisi, pure lo può mettere, cioè se ha una luce con un valore particolare che vuole inserire, lo può mettere in x, nella tabella x, x eh, h e x, ok? lì c'è il codice cosiddetto RGB che normalmente usano, si usa in Photoshop, per, si prende un colore, lì si può tranquillamente inserire se c'è la necessità di utilizzare proprio un colore specifico che magari abbiamo, abbiamo trovato il codice su Photoshop e lo vogliamo incollare qui e così abbiamo proprio quel colore in particolare. Ok? Ok, quindi fin qui ci siamo tutti, mi sembra di sì, che è chiaro, ok, um, fino a qui abbiamo creato soltanto un punto luce, adesso a cosa serve questo punto luce? Allora risulta molto chiaro per chi, per chi usa l'Umi Pro, che però eh, in realtà appunto come dicevo non è assolutamente indispensabile, io suggerisco di fare tre punti luce diversi, cioè creare tre primi, non facciamolo adesso perché sennò dopo ritornare diventa un macello. Però eh, se stiamo facendo per esempio una fotografia dell'avatar, della, dell nel senso del viso dell'avatar, quindi un ritratto, quindi quanto più siamo vicini al viso dell'avatar, quanto più io consiglio di utilizzare questi punti luce, cioè di andare a creare dei punti luce di cui possiamo anche regolare la dimensione, cioè io questo prim lo posso ridurre. Se io questo prim lo riduco, automaticamente riducendo il prim riduco l'intensità della luce. Questo prim io me lo posso tranquillamente spostare, me lo posso mettere vicino al viso. D'altra parte, i punti luce che danno nelle teste mesh che compriamo, che cosa sono? Niente altro che questo. Di cui possono essere la stessa regolata l'intensità, eccetera, d'accordo, ma alla fine la luce che noi indossiamo è questa. Se io prendo e creo un secondo, secondo cubo e magari gli do una posizione diversa, magari gli do una luce proprio completamente diversa, il primo per esempio l'ho messo con una tonalità verde, adesso questo lo metto con una tonalità boh, rosso-gialla, la proiezione sul mio viso è già completamente diversa, sia per il tipo di colore che per il tipo di eh, effetto complessivo che proprio ha sul viso. Bravissimo, sì, quello vuol dire appunto fare già la, la proiezione. Okay. Quando, uh, ok, quindi diciamo le luci uh, sono fondamentali perché ci servono in particolar modo per uh, la scena, ma che cosa fa la luce? Ecco, questo è il punto fondamentale da capire. La luce è come quando io accendo la luce di casa, no? Proietta complessivamente la luce. Tutto attorno a sé. È come se io accendessi la luce di casa. Non faccio niente altro che se non accendere la luce, quindi la luce si diffonde, si irradia nell'ambiente in modo uniforme. Mm? Se vedete il punto luce non fa niente altro che questo. Tutt'altra cosa e diversa è il proiettore. Il proiettore non irradia la luce nell'ambiente circostante. ok? La proietta da un solo lato. Quindi ci sarà un solo lato del cubo che proietta la luce. E quindi dovremo andare poi a spostare il cubo in modo tale da vederla quella luce. Adesso facciamo un'altra cosa. Prendiamo il nostro prim. Andiamo come sempre in caratteristiche. Per il momento togliamo il colore, quindi scegliamo un bianco. Torniamo alla luce bianca. E andiamo a questo punto nella finestrella grigia che c'è a fianco alla finestrella del colore. Ok? Se vedete, cliccando su quella finestrella, la prima cosa che fa il vostro viewer è aprirvi l'inventario e dirvi: Ok, mi hai chiesto di mettere una texture. Quale scelgo? Allora io. Ho diverse alternative, posso andare anche nella biblioteca e scegliere una texture qualunque, potrebbe essere anche per esempio una texture, boh, che ne so, di un pavimento. Adesso io qui ho scelto una texture della biblioteca eh, di un pavimento qualunque. Questo tipo di texture posizionata qui viene proiettata dal mio prim per terra. Io per esempio adesso ho preso una texture, io lo vedo. Proiettata per terra la mia texture, vedete più avvicino il mio prima alla terra e più si al pavimento, diciamo, e più si vede la texture che ho scelto. La vedete? Ok, ora questa è la texture che ho scelto di per sé. Mi dice sì, ho capito, ma io perché devo scegliere una texture? Perché ci possono essere degli effetti molto interessanti. Vi faccio un esempio: volete fare un bellissimo primo piano in cui la foto di una tapparella si intravede sull'avatar, cioè la, la fotografia nel senso da trasmettere le ombre della tapparella o le ombre, per esempio, di una finestra sul, uh, sull'avatar, molto suggestiva come tipo di effetto, lo potete fare tramite le proiezioni. Ma una cosa. Abbiamo visto una cosa fondamentale. Il primo adesso non trasmette più la luce da tutti i suoi lati in modo generico. La trasmette solo da una faccia, che è quella che dà verso il basso. Quindi se io voglio cambiare la mia proiezione, voglio dire al mio proiettore no, punta sul mio viso, punta su di me, io lo devo ruotare. E allora in questo caso ho che effettivamente la proiezione punta su di me la luce punta su di me o ovviamente magari non su di me ma come nel caso di Lady Knight e della, della scena che abbiamo fatto lì punta direttamente sulla scena perché è lì che noi dobbiamo andare ad agire allora um, adesso vi dico una cosa nella scena io ho messo un punto luce e un proiettore però non si vedono Naturalmente noi dovremmo lavorare così: cioè se io creo dei punti luce o dei proiettori poi devo anche renderli trasparenti. Come faccio a renderli trasparenti? Vado sempre in modifica, poi a questo punto, naturalmente vado questa volta nella voce texture, nella voce trasparenza imposto 100 come valore, ok? E a questo punto il mio oggetto diventa trasparente, però anche se diventa trasparente, mh, continua a rimane la luce quindi l'oggetto è trasparente ma la luce rimane ok detto questo che è fondamentale perché nel momento in cui noi creiamo una scena possiamo creare tutte le luci e le proiezioni che vogliamo sia proiettando delle texture o anche non proiettando delle texture esempio io faccio il mio proiettore torniamo alla voce caratteristiche ok per il momento abbiamo messo settato luce Bianco e abbiamo messo una texture. Ma clicchiamo ancora sulla texture. Io posso mettere anche vuota lì, cioè posso anche selezionare vuota se seleziono vuota. Cosa succede? Che mi trasmette solo da un lato okay, una texture bianca e quindi è come se fosse appunto una luce, semplicemente una luce bianca che però opera solo su una faccia. Siccome la luce opera solo su una faccia, mi permette. Di vedere l'ombra mi permette di creare quel suo gioco di luci e di ombre che vediamo anche nella scena con Lady Night. Quindi, eh, creare la scena è fondamentale, pensarla bene, una scena razionale che abbia un senso. Può essere anche fantastica, voglio dire, non è detto che sia realistica, nel senso di, siamo in Second Life, ognuno poi crea le scene che vuole, però, diciamo, quanto più la scena è dettagliata e congruente con il tema che stiamo affrontando, quanto più avremo una, una fotografia di qualità. Eh, settiamo, impostiamo bene le luci e le ombre. Luci e ombre vuol dire che possiamo creare tutte le luci che vogliamo e tutti i proiettori che vogliamo, a seconda di come vogliamo diciamo impostare appunto la luce ma anche eh, della fotografia che vogliamo realizzare ad esempio se io voglio fare una fotografia in bianco e nero e quindi creare un certo tipo di ambiente la, la, il settaggio delle luci e delle ombre sarà fatto in un certo modo se io voglio invece dare eh, risalto ai colori anche lo stesso settaggio delle luci e delle ombre può cambiare posso per esempio dire voglio evidenziare il rosso in questo caso nella scena rosso non c'è, però è per fare un esempio: voglio evidenziare il rosso, creo un punto luce che sta proprio vicino al colore rosso. Voglio evidenziare il colore rosso di un vestito perché io faccio la blogger e devo boh, mettere in risalto questo vestito. E allora metto un punto luce che illumina il vestito, che dà risalto al rosso, e Photoshop lo possiamo abbandonare perché non abbiamo bisogno di modificare i colori su Photoshop, lo facciamo direttamente dal viewer. Ok? Allora, siccome i nostri oggetti, quindi luce e proiezioni nella scena, sono trasparenti, ovviamente non li vediamo. Come faccio a vedere un oggetto trasparente? Per vedere un oggetto trasparente devo cliccare sulla combinazione di tasti Ctrl, Alt e T, T di Torino. Schiacciamoli insieme, Ctrl, Alt e T. A questo punto, se schiacciate Ctrl Alt T, incominciate a vedere delle cose rosse, che prima non vedevate, e sono tutti gli oggetti trasparenti. Ok. Adesso mi dite, a questo punto, visto che vedete gli oggetti, dov'è il punto luce e dov'è il proiettore in quella scena? Ok. Mm -hmm. Mm -hmm. Sì, sì, di Lady Knight mm -hmm. esatto. Esatto. Ok, allora in realtà cosa succede? Che ehm, ce li ho fatti io, ma devo giuro, a volte non mi ricordo le cose. Allora, in realtà non è tutto un punto luce. Il quadretto trasparente, per esempio, che si vede davanti al quadro, non trasmette in realtà nessuna luce sulla scena, okay. ed è eh, parte del quadro di Kopfkino quindi in realtà non trasmette luce. Quello che trasmette luce è il cubo vicino a Lady Knight, quello più grande. Quello più grande è un punto luce molto intenso. No, quello sopra Lady Knight. Quello sopra Lady Knight, il cubo grande, diciamo, è un punto luce, con un raggio, con un'intensità massima di 1 e un raggio di 2. Ok? Il cubo invece è quello più piccolino, perché ce n'è un altro di cubo sempre piccolino. Ecco, però non riesco a. Dare. Ok. Perfetto, è legato a Lady Night, quindi Lady Night ci fa le trappole. Credo che sia suo, perché io ci. Esatto, esatto, esatto. Esatto, ha un cubo in mano che però non c'entra niente con la scena, ok? Perfetto, perfetto. Poi abbiamo lì davanti: abbiamo altre due cose. Abbiamo un, una sfera, giusto? E abbiamo un cubo. La sfera non trasmette niente, è vuota, ok? Non trasmette luce la sfera. Quello che trasmette luce è il cubo che è, rappresenta una proiezione con sopra una texture. Infatti la texture non la vedete perché eh, io ho messo, messo un'intensità di 1 e un raggio di 10.300. Si vede forse meglio se... aspettiamo vediamo un attimo. Eh. Si vede, eh, come sempre si vede meglio se si proietta verso il basso. Si vede che c'è qualche qualche diciamo trama ma in realtà sembra essere soltanto una luce non sembra perché in realtà io ho regolato alcuni parametri in modo tale da allargarli così tanto che non si vede sostanzialmente che è una texture allora il parametro in questione su cui io sto agendo adesso per farvi vedere che è una texture è centro focale centro fo penso che sia focale non lo so è mozzato quanto più Esatto, quanto più lo porto a zero, quanto più si vede la texture. Quanto più invece lo sfumo verso il basso, cioè riduco la sua intensità, quanto più la texture risulta essere non definita. Questo può essere molto utile quando per esempio c'è una texture che ci piace, che vogliamo che faccia parte della scena, ma non vogliamo che eh, si veda per esempio la texture in modo definito e intenso. L'esempio classico delle ombre proiettate dalla tapparella sull'avatar, no? che fanno un bellissimo effetto scenografico, eh, ma magari non vogliamo che siano proprio così nette, che sembrano strisce pedonali, vogliamo che siano magari un pochino più soffuse, che siano un pochino più naturali, e quindi possiamo andare a regolare quel parametro. È come stretch, stretchare, stretchare. Sì, esatto. Esatto. Ma lo fai sul punto luce, una cosa simile sì. Allora... Io mi son, non ho capito perché mi sono seduta sul punto luce, va bene. Volevo soltanto cliccarci sopra. Allora... Fatelo. Createvi il vostro punto luce. Iniziate a giocare poi con i parametri. Se tu modifichi atmosfera, cosa succede? Io per esempio sto aumentando l'atmosfera. Sì, sì, molto bello. Poi è chiaro che si può alzare e abbassare i valori, si possono regolare, ma è bellissimo come tipo di, di effetto, cioè con dei punti luce, delle, magari più di un proiettore, impostati in modo corretto, cioè stando lì a settare tutti questi parametri con attenzione. Ma si possono ottenere tanti di quegli effetti, tante di quelle variazioni all'interno di una foto che, che sono impressionanti, cioè possiamo coprire veramente tantissime possibilità. No, aumenta, aumenta la luce proprio. Aumenta la luce, l'atmosfera è quello, cioè aumenta la luce ma non in modo... Non è come l'intensità, capito? È diverso. A parte che l'intensità più di uno non va e quindi la puoi solo abbassare, ma te la mette proprio in modo suffuso, cioè ti aumenta la luce creando appunto l'atmosfera. Cioè non è che dice pum, accendo la luce e semplicemente aumento l'intensità della luce, no. Te la amplifica ma creando un'atmosfera. Per esempio, io adesso l'ho aumentata e ho un effetto di luce molto intenso al centro dove poi c'è anche l'altra luce che sta su lady night ma molto più sfumato a mano a mano che mi allontano dai contorni giusto ok quindi questa eh, questi sono i settaggi delle luci tra ridere e scherzare siamo già alle 11 <ride> abbiamo già abbiamo già fatto un'ora però vi volevo dire un'altra cosa um... no più che altro più che altro è che io sono dell'idea che più di un'ora uno si stanca cioè non dimmi dimmi il video rimane su youtube senza nessun problema si guarda dimmi Sì. Allora, o ti iscrivi al canale, ma allora, iscrivere al canale serve esclusivamente per avere le notifiche di quando carico un altro video. Eh, se no, molto semplicemente, allora una cosa, eh, quando, si fanno, quando si registrano i video e si caricano, eh, si vedono subito, però purtroppo, ahimè, quando si fa la live è un po' diverso. Nel senso che la live si vede nel momento in cui la stiamo facendo su YouTube, però eh, non, non verrà... Non diventerà visibile immediatamente sul canale, ci vorranno ci vorrà qualche ora perché YouTube la deve processare. Quindi domani probabilmente il video sarà disponibile. Però se adesso termino la live e andate sul canale non la trovate. Ok, vai. Sì, sì, no, allora no, 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 no. Se cerchi, sì. Certo, certo lo trovi subito, ma poi comunque tieni presente che i video sono pubblici, eh? non sono video privati che vedono soltanto quelli che sono iscritti al canale, sono video pubblici. Sì, sì. <ride> È in italiano John, quindi non, cioè, potrebbe diventare virale, ma solo tra la comunità italiana, quindi. <ride> eh sì. Vabbè, oh, se con lei sta avendo più, più riscontro adesso, non ho capito, scusami. Allora, io devo dire la verità, io devo dire la verità, io, sì infatti, io per imparare, io, per imparare a fare, ehm, io adesso faccio vestiti, no? Io per imparare a fare vestiti mi sono vista video in russo, cinese e arabo. Quindi diciamo che non ho imparato nessuna di queste lingue se non a parte alcune parole di russo. Però eh, di sicuro ho imparato che semplicemente seguendo alcuni passaggi si fanno questo. Tipo i bambini, no? Se fai così ottieni questo, se fai così fai quell'altro. Mm. Sì. Esatto, certo. Certo, esatto, è chiaro, che se... è chiaro che è un imparare un po' a metà, e eh? questo io lo dico, nel senso che effettivamente io sì ho capito che io facendo determinate cose ottengo certi risultati, però alcuni dubbi che io avevo e che sicuramente nei tutorial sono stati spiegati non mi sono stati chiariti, quindi poi sono dovuto andarmi a cercare in altro modo, eccetera, eccetera. Quindi vabbè, però nella fotografia secondo me quelle sono cose un pochino più, magari il modellare, eccetera, sono cose che in effetti sarebbe meglio fare un tutorial in italiano. Però nella fotografia, anche vedendo un video, magari in inglese, si riesce più a capire. Comunque, eh, diciamo, ecco, questo è il modo di costruire la scena. Quello che vi volevo dire adesso è fare un po' di pratica, giusto, due cose: un po' di pratica con la cam. Perché una volta che abbiamo costruito la scena e abbiamo messo le luci, diventa importante poi andare a prendere un'inquadratura eh, che sia carina, insomma, della scena che poi andremo a scattare. Il mio consiglio è quello di eh, prendere più di un'inquadratura, cioè di, non prendere, volevo dire di scattare la fotografia da più di un'inquadratura per poi magari scegliere l'inquadratura migliore eh, in un secondo momento, guardando le fotografie che avete scattato. Quindi fate. Non so, secondo me è un, una decina di fotografie con inquadrature diverse è un buon compromesso. E poi, con calma, si sceglie in un secondo momento quale qual è la migliore. Allora, per muovere la cam, in, in questo caso, noi dobbiamo andare vicino a Lady Night. Noi sappiamo che la cam, se la lasciamo così come è impostata, crea uno strano effetto che normalmente si chiama eh, fisheye, cioè è come se allungasse il, la testa, come facendo un effetto nemo, un pesciolino nemo. No? Quindi mh, ci crea praticamente uno strano effetto sull'avatar per cui non abbiamo in realtà l'avatar nella sua forma reale, ma abbiamo un avatar un po' distorto, ecco, eh, mettiamola così. Leggermente. Sì. L'unico modo per risolvere questo problema è quello di utilizzare una combinazione di tasti che è eh, Ctrl 0, è quello di cui parlavamo prima. In certo. Non entri dentro il prim, però ha un grosso svantaggio. Qual è? Qual è lo svantaggio grosso di CTRL 0? Provate a farlo. Mm. CTRL 0. Allora, facciamo così. Cliccate su... Facciamo così. Attenzione. Cliccate su Alt. Cliccate su Alt. Alt. Prendi un punto, per esempio, che ne so. Clicca e punta sul viso di Lady Knight. Ok. Ora che hai puntato sul viso di Lady Knight... CTRL 0 e lo fai 4-5 volte, cosa succede? Che cosa vedi? Cosa vedete? Si avvicina e poi che cosa succede? Oltre che avvicinarsi, non si è solo avvicinata alla camma, ha fatto un'altra cosa. Cioè, ok, ha schiacciato tutto. Quindi, che cosa succede? Qual è la conseguenza di questo schiacciamento, ok? Prova a pensare come lo vedevi prima e come lo vedi adesso. Se tu fai... Allora, torniamo indietro. Allora, per resettare tutto fate CTRL 9. CTRL 9, tornate indietro, esattamente come eravate prima. Ok? Se tu sei con CTRL 9, quindi hai settato la, nella camera normale, schiacci Alt, punti sul viso di Lady Knight e col mouse lo porti in avanti e quindi ti avvicini. Ok? Vedi la scena in un certo modo, giusto? Se torni indietro, la riporti come era prima, rilasci il mouse e fai, sempre tenendo l'edit Night uh, puntata, fai CTRL 0 4-5 volte. Che cosa succede? Che differenza c'è tra come l'avevate fatto prima, cioè senza il CTRL 0 e con il CTRL 0? Ok, se ti zoom al massimo qual è la conseguenza? Eh. Allora, qui si vede poco, perché su questa scena magari può essere poco, poco rilevante, ma se io per esempio ho un backdrop, io purtroppo scusatemi, a volte non leggo le, il local, io mi rendo conto che per, ma tra la live e la lezione a volte faccio fatica, eh, quindi se riuscite a parlare parlate tranquillamente, non abbiate paura di, di interrompermi senza problemi. Um, quello che succede è che se io ho un backdrop diverso, non tanto la scena come questa della vasca, ma per esempio ho uno sfondo dietro, non una parete bianca, ma uno sfondo che magari mi inquadra, che ne so, un ambiente cittadino, oppure un panorama, un paesaggio, eccetera, se il mio avatar è, diciamo, vicino alla scena, vicino, molto vicino al backdrop che io ho alle mie spalle, e faccio CTRL 0, io faccio un bellissimo zoom sull'avatar, ma tutto quello che c'è dietro non lo vedo quasi più. O comunque lo vedo talmente vicino all'avatar che ne ha, ne ha praticamente alterato completamente le proporzioni. Faccio un esempio, facciamo un esempio banale. Io sono in una land eh, di montagna, alle mie spalle c'è una montagna. Nella, nella camera normale, quindi senza fare il CTRL 0, nella camera normale io la montagna la vedo ad una certa distanza, quindi vedo il mio avatar e vedo la montagna a una certa distanza. Decido di fare uno zoom sul mio avatar con il CTRL 0, lo faccio so, 5, 6, 7 volte. A quel punto, all'improvviso la montagna, che prima era molto distante, all'improvviso diventa vicina, sembra che sia dietro l'avatar. Ora, le conseguenze... Perfetto, non ti dà la profondità. Esatto, non ti dà la profondità. Questo è il principale motivo per cui i blogger... cosa fanno? Dicono, a me piace vedere l'avatar zoomato perché giustamente io non posso vederlo deformato, no? Allora che cosa faccio? Però non voglio che dietro... E lo sfondo mi si è alterato in questo modo. Allora cosa faccio? Creo una maschera. Quindi creo una maschera all'interno di Second Life, oppure semplicemente metto un green screen, quindi uno schermo verde dietro l'avatar, faccio la foto con questo schermo verde dietro l'avatar, poi rendo trasparente, oppure semplicemente tolgo di mezzo lo schermo verde e faccio la foto allo sfondo. Assemblo tutto in Photoshop e mi sembra di avere fatto un buon lavoro. Salvo che poi, se non ho scontornato benissimo del green screen il fondo verde, si vede l'effetto verde attorno all'avatar. Salvo che poi, anche se l'ho scontornato benissimo, si vede che sono due robe appiccicate che non c'entrano niente. Chi non usa Photoshop, che non è assolutamente un male e fa bene, infatti, fa una cosa molto molto semplice. Se il backdrop, ragioniamo, se il. Uh, la scena si restringe, no? quindi cambia completamente. Per cui, tutto quello che c'è dietro la scena si avvicina terribilmente mentre io faccio il CTRL 0. C'è un'unica soluzione: mettere il mio backdrop ad una grande distanza dall'avatar. Metto l'avatar, metto il backdrop ad una grande distanza, faccio CTRL 0 e vedo che cosa succede. Se mi piace, bene così, se no modifico la, la vicinanza o lontananza del backdrop a seconda del control 0 che voglio fare in modo da avere un'adeguata proporzione tra l'avatar e il mio sfondo. Mm. Sì. 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 Angolo vista è la stessa cosa, brava, è la stessa identica cosa. Quello che tu chiami angolo vista, che mo adesso tutti chiamiamo Ctrl-0, adesso io per questo che ho dato la combinazione di tasti perché è più semplice, no? Anziché andare ad aprire il foto tool, fai Ctrl-0, ce l'hai subito. Perfetto, ma è la stessa identica cosa: che tu usi l'angolo vista o che usi il Ctrl 0 è identico. Magari può essere utile eh, andare in angolo vista per capire se, se l'hai zoomato un po' troppo. Sai, magari facendo il Ctrl 0 ti cade un po' la mano e continui a fare Ctrl 0 e zoomi troppo. Allora, vedendo angolo vista, ti rendi conto eh, di che cosa hai fatto ed eventualmente se ti sei spostato troppo. Sì. Allora, CTRL 8 fa ritornare indietro, quindi CTRL 0 faccio lo zoom in avanti, CTRL 8, 8, no, allora, CTRL 9 resetti la cam, CTRL 9 resetti la cam, ok? Quindi CTRL 0, zoom in avanti. No, devi fare CTRL 9 per resettarla, perché se no, eh, se fai ESC resetti l'angolatura, ma non resetti la cam. Sì, ritorni a casa tua, sì, ti teleporti. Ho capito. <ride> esatto, esatto. Però, sì, certo. Sì, sì, ti sento, dimmi tutto. Certo, cioè, il eh, vuoi praticamente creare uno sfondo offuscato? Il tipo field, quello che in inglese si chiama tipo field, no? Sì. Il dietro, no, aspetta, non ho capito. Il dietro della modella. Hmm? Ma allora dipende da cosa intendi. Allora, dimmi esattamente la voce: perché se parliamo di eh, abilita profondità di campo, cioè quello che c'è PDC, no? Abilita profondità di campo, e la profondità di campo non fa niente altro che se non crearti un effetto sfocatura. Cioè, che poi. E eh, come no? Attivalo: no, attivalo attivalo e vedi che ti fa l'effetto sfocatura. PDC Bill, PDC, PDC. Io lo attivo, l'ho appena attivato, abilita profondità di campo, io l'ho attivato, ho appena sfocato tutto. Cioè, o meglio, ave, lo avevo impostato in un certo modo e a me, per esempio, sfoca le parti laterali e mette a fuoco Lady night. Ma questo dipende dai miei settaggi, perché in realtà le, se io abito profondità di campo... Poi ho tutta una serie di settaggi relativi alla profondità di campo, esatto, che posso andare a modificare in base naturalmente alle mie esigenze. Se poi, dopo aver, aver abilitato, per esempio, la profondità di campo, io abilito anche la voce Depot Field Focus Follows Pointer. Eh? che è la terza voce, okay, quella lì, quella voce lì, cliccandoci su quella, eh, mi permette praticamente di fissare un punto nel momento in cui io clicco sul mouse, cioè nel momento in cui muovo il mouse, che deve, a cui dico al viewer che deve essere a fuoco, cioè quel punto lì deve essere a fuoco e tutto il resto deve essere invece sfocato. Ma quello magari poi lo vediamo più approfonditamente in un altro momento, perché non vorrei che poi facesse confusione. Eh, non vorrei che facesse confusione, perché poi, tra l'altro, ovviamente, magari c'è chi queste cose le sa già tutte, però per chi, immaginatevi voi, per chi non le sa, eh, diventa troppo, troppa carne al fuoco, secondo me. Le, guardiamo, le, vediamo, le vediamo tutte, queste voci. Ciao John, ma ce ne andiamo. Allora, io direi, eh, Lady Knight, se sei d'accordo, eh, ci congediamo perché come al solito ho sforato, non, non riesco mai a stare alle 11 precise come vorrei. Eh, ci congediamo, la prossima volta approfondiamo molto il discorso della CAM. E come fare delle angolature un po' particolari, ok? E magari approfondiamo anche qualche tool che può essere utile per fare delle angolature cinematografiche con la cam eh, usando naturalmente Firestorm. Ci sono dei tool molto interessanti, questa volta non costosi, eh? non costosi come quegli altri. Allora, io vi chiedo gentilmente se riprendete i cubi come molti di voi stanno già facendo, così lasciamo tutto pulito. E ringraziamo naturalmente gli owner di Museum Island che ci hanno ospitato qui per questo, per questo corso. E, e mettete un'impostazione a questo punto: esatto, sì, mettiamo un'impostazione di luce ambiente, basta anche mettere soltanto luce regione e già ritorniamo ad una luce più normale oppure mezzodì, per esempio. E siamo ritornati a una luce normale, e, e niente nel prossimo, nel prossimo corso, io approfondirei molto il discorso della camera per fare appunto delle inquadrature particolari e comunque per avere un certo controllo della, della scena. Quindi riuscire a inquadrare veramente quello che vogliamo. E, e Poi, magari, successivamente, vediamo proprio questi aspetti come la profondità di campo e altre cose che possono andare ad abbellire la nostra scena. E naturalmente, se ci sono domande, idee particolari o cose particolari di cui avete, volete che affrontiamo appunto l'argomento, lo facciamo tranquillamente. Nei limiti delle mie conoscenze, ovvio. Quello che non so, lo dico. Ok. Un abbraccio a tutti e buona serata. Grazie di essere stati qui.